nostra macchina a corrente continua. Ieri abbiamo visto il principio di funzionamento. Vediamo lo schema da cui siamo partiti. Abbiamo due espansioni polari. La macchina funziona anche con un numero di coppie polari maggiore, in quel caso sono chiaramente numero pari, espansioni polari pari al numero di coppie polari. Quindi sulle espansioni polari si disposto un avvolgimento di eccitazione alimentato con una tensione in piconè, circolerà una corrente di eccitazione in piconè. Questa crea un campo magnetico nello spazio compreso nelle due espansioni polari. All'interno abbiamo l'armatura o il rotore su cui è disposto un avvolgimento, per esempio. Qui lo rappresentiamo sulla superficie, ma in realtà è allocato nelle cave. E abbiamo visto che per far sì che anche l'albero qui, per far sì che questo sistema determini una coppia diversa da zero e quindi funzioni da motore, io devo fare in modo che tutti i conduttori sotto una scarpa polare siano percorsi da corrente nello stesso verso, per esempio tutte entranti qui e ovviamente tutti uscenti, ovviamente questo conduttore è il ritorno di questo, questo conduttore è il ritorno di questo, tutti uscenti. In questo modo, se andiamo banalmente ad applicare, immaginando per esempio che il campo di eccitazione sia diretto in questa direzione, poiché noi sappiamo che le linee di forza entrano perpendicolarmente sulle superfici di discontinuità ferro-aria, immaginando che il ferro sia a permeabilità infinita, quindi qui abbiamo corrente entrante, campi, ricordo che la forza F è sempre uguale a I vettore B moltiplicato per L, quindi corrente entrante, campo in questa direzione, la forza che agisce su questi conduttori è tangenziale ed è diretta tutte nello stesso verso. Dall'altra parte avremo una situazione uguale, in questo caso c'è la forza diretta in questo modo, se applicate DLI, e quindi abbiamo una coppia risultante diversa da zero, abbiamo la massima coppia risultante che possiamo ottenere con una configurazione del genere. Per raggiungere questo risultato, abbiamo visto, dobbiamo collegare la connessione frontale, una delle due connessioni frontali di ciascuna matassa al collettore, alle lamelle del collettore. Torniamo allora a fare il nostro schema con 12, possiamo prendere uno così, ma vediamo 12 cave, in realtà che anche quelli che erano assenti si ritrovano. A questo punto ci facciamo l'avvolgimento, vi ricordo l'avvolgimento di una macchina a corrente continua è un avvolgimento chiuso, nel senso che partendo da un punto percorro l'avvolgimento e mi ritrovo nello stesso punto. Si apre all'esterno, tra virgolette, grazie proprio alla presenza del collettore. Ieri abbiamo fatto questo avvolgimento e abbiamo usato come passo di andata, se non ricordo male, 1,6 e passo di ritorno 6,3. Quindi da 1 a 6. Da 1 in 6, da
da 6 torno in 3. Dobbiamo insegnare diversi cose. È l'unico modo per capire. Da 3 vado in 8. 3. 8. Da 8 torno in 5. Da 5 vado in 10. Da 10 torno in 7. Signori. Che è successo? Siete voi ripetuti. Da 7 vado in 12. Da 12 torno in 9. Da 9 vado 5 in avanti, 1, 2, 3, 4 e 5, quindi vado in 2. Da 2 vado in... devo tornare 3, 1, 2, 3, torno in 11, quindi qua vado in 11. Qui vengo da 2. Da 11 vado in 4. A questo punto collego ogni matassa, la connessione frontale di ogni matassa a una lamella di collettore. Nella lamella di collettore ovviamente sono tante quante sono le matasse e quindi la metà del numero di lati di matassa, la metà del numero di cave, quindi in questo caso 6. Collettore, ah, scusa, avevo preparato un collettore, dei collettori, adesso ne andiamo a lavorare qui. L1, lamella 1, lamella 2, lamella 3, lamella 4, lamella 5. Chiaramente ho qui la lamella corrispondente a questa connessione frontale, lamella 6, che sarà la metà di qua. Metà di spazio, sempre delle 6. Bene, allora vi ho portato due rotori con collettore, sono diciamo identici. In realtà non potrebbero essere di una macchina a corrente continua, ma sono di una macchina, siamo una fase a collettore, cioè una macchina identica alla macchina in continua sul rotore, ma alimentata attraverso le spazzole con una tensione sinusoidale, con una fase, la tensione di casa. Si usa nei motori, sia un motore anche universale, che viene usato in alcuni elettrodomestici, in particolare veniva usato nella lavastoviglie, ancora la lavastoviglie, quello come al solito più a buon mercato, che ancora utilizzano questo tipo di azionamento. Però il rotore è esattamente lo stesso di quello di una macchina a corrente continua. Vedete il collettore? Si vedono diciamo le connessioni, ne faccio girare uno, ne faccio girare anche l'altro. Quindi vedete le lamelle di collettore separate ognuna da questo strato nero, questo strato isolante, che sarebbe questa rappresentazione che ho fatto qui in mezzo tra una lamella e l'altra, e alle lamelle ci arrivano le connessioni frontali che poi qui sono impregnate, saldate e impregnate. La realizzazione del collettore è un'operazione manuale molto laboriosa, non automatizzabile, ecco perché diciamo questi motori, i motori a collettore in genere hanno un costo abbastanza elevato, tanto per darvi un'idea, a parità di potenza, per esempio un motore da 1,1 kW asincrono, trifase, con rotore a gabbia, che costa, senza voler andare a speculare, intorno agli 70-80 euro, se lo volete
vedete anche degli intagli lungo la superficie, ci sono del rotore, giusto per curiosità, questi vengono fatti per sbilanciare dinamicamente il rotore. Cioè questo prima di essere messo all'interno del mostratore viene messo su una macchina, posto in rotazione, vedete qua c'è lo spazio per la pulizia, viene messo in rotazione la velocità con cui deve andare, con i raggiri, e si verifica se ci sono squilibri dinamici che possono dare luogo alla rumorosità e oscillazione. La macchina di vibratrice poi lo tira fuori e fa fare degli intagli in maniera tale da rendere tutto equilibrato, ed è equivalente di quello che voi fate quando la gommista vi aggiungono i gommi delle ruote. Sono sostanzialmente equivalente. È uguale, fatelo girare. Lì c'è un numero di lamelle maggiori, adesso io non l'ho contato, ho visto che lei prova a contarlo, c'è riuscito. Però insomma si viaggia in genere intorno alla quarantina di lamelle, quindi 36, 40 lamelle. Però devo dire che è uno spettacolo, un po' di vista tecnologico, una realizzazione. Allora, mentre ve lo guardate, noi torniamo alla nostra struttura, immaginiamo di piazzare le nostre spazzole, per semplicità supponiamo che la spazzola abbia la dimensione esattamente uguale a quella di una lamella, spazzola di carbone, ne metto una qui e un'altra su L5 per esempio, nella realtà le spazzole occupano più lamelle contemporaneamente, però quindi qui noi andiamo ad alimentare per esempio con una tensione V1A, tensione applicata all'armatura, perché abbiamo detto che il rotore in queste macchine prende il nome di armatura, e qui circolerà una corrente I con A. Seguiamo il verso di questa corrente, ovviamente si chiude da questa parte I con A, la corrente entra qui I con A, dopodiché poi si divide, vediamo il verso, quindi qui è in salita, da 3 va in 8 in discesa, di qui si richiude perché in L3 non ritrova, vedete di misura, quindi 5 in salita, da 5 in 10 in discesa, qui 7 in salita, 12 in discesa, e dopodiché esce da L5. Analogamente, se seguiamo l'altro percorso, qui sale in 6, in 1 scende, in 4 sale, in 11 scende, in 2 sale, in 9 scende ed esce dalle 5. Quindi con questo stratagemma, vedete, abbiamo ottenuto che in 6 condotto 1, 2, 3, 4, 5, 6 consecutivi le correnti hanno un verso e negli altri 6 hanno verso opposto. Quindi converrà mettere, basterà mettere i poli in che modo? Basterà mettere i poli in maniera tale da avere qui il polo, un polo e l'altro pomodino e prosegue da quest'altra parte. Quindi se volete lo possiamo anche rappresentare sopra l'equivalente di questi due poli, qua è spezzata, c'è un pezzo da quest'altra parte, e quindi ho realizzato, qui c'è l'avvolgimento, ho realizzato la condizione che mi consente di ottenere una coppia diversa da zero, quindi funzionamento da motore, che abbiamo visto può essere reversibile, può funzionare anche da generatore se faccio andare la macchina con un motore primo. Ripeto, la condizione che consiste nell'avere le correnti equiverse sotto un polo. Allora, studiando questa macchina, abbiamo scritto le equazioni di equilibrio come motore
all'armatura, quindi abbiamo scritto B con A è uguale a E più R con A per I con A, dove R con A è la resistenza di armatura, I con A è la corrente che circola nell'avvolgimento dell'armatura, E è la forza elettromotrice indotta in questi avvolgimenti. Vi ho fatto notare ieri che la presenza delle spazzole divide di fatto l'avvolgimento d'armatura, che è un avvolgimento chiuso, per effetto del collegamento spazzole-alimentazione, viene diviso questo avvolgimento in due rami in parallelo, no? Per esempio nel nostro caso sono i due rami che abbiamo seguito. Un ramo è il ramo 3, 8, 5, 10, 7, 12. E l'altro ramo è quello, diciamo, complementare, quindi sarà 6, 1, 6, 1, 4, 11, 2, 9. In questo caso sono due rami, cioè il numero di lamelle, abbiamo visto ieri un caso in cui era simmetrico, no? Per esempio, però in questo caso è simmetrico, quindi sono due rami in parallelo, per cui, grazie, la corrente a regime si dividerà in, qui circoleranno I con A mezzi e qui ci sarà I con A mezzi, no? Abbiamo visto, ci siamo fatti il calcolo, abbiamo detto che la E è proporzionale attraverso una costante che è una costante di macchine che tiene conto di quanti fili compongono la matassa e quante cave, il diametro, la lunghezza, al prodotto della velocità di rotazione omega r. Allora le macchine a corrente continua, io con la velocità di rotazione spesso la posso indicare anche con omega per non appesantire la notazione, no? Omega r è la velocità nelle macchine alternate, perché nelle macchine alternate c'è omega che è la pulsazione, quindi per evitare confusione bisogna tenerle distinte. Qui diciamo, possiamo anche scrivere direttamente K omega, intendendo per omega la velocità, ci siamo, così diciamo non creiamo confusione e non appesantiamo troppo la notazione, per il flusso phi. Mentre poi abbiamo dimostrato che la coppia è proporzionale attraverso la stessa costante di macchina al prodotto del flusso phi per la corrente con A. Ora, ieri ci eravamo lasciati con un dubbio, con un problema che abbiamo iniziato ad affrontare, che è di quello di capire qui questo flusso, che con quale flusso è soltanto il flusso di eccitazione. La risposta che ci siamo dati, quindi flusso di eccitazione significa il flusso creato dal solo avvolgimento di eccitazione, la risposta è no, quello è il flusso risultante al traferro, e io al traferro, vedete, ho sia la distribuzione di forza magnetomotrice, se possiamo dire la distribuzione di induzione, se riteniamo valida la possibilità di poter applicare i principi di sovrapposizione degli effetti, se siamo in linearità, dovuta all'avvolgimento di eccitazione, ma ho la distribuzione di induzione di forza magnetomotrice, quindi l'induzione nell'ipotesi di linearità dell'avvolgimento d'armatura. Quest'ultima prende il nome di reazione d'armatura. Dobbiamo un attimo capire qual è l'influenza della reazione d'armatura. Ieri vi ho anticipato, ho detto guardando l'avvolgimento si vede subito che, vedete, qui c'ho, diciamo, tutte entranti, qui c'ho tutte uscenti, cioè, il campo di reazione d'armatura è diretto in questo modo, non c'è possibilità, però ce lo possiamo anche ricavare visto che abbiamo imparato a tracciare i campi. Allora, questa macchina c'ha 12 cave, proviamo a fare un esempio qui. 1, 2, 3, 4, 5, 12. Allora, cominciamo da qua, dalla 2, così con questa per me è la 2, in realtà che la corrente è tutta lo stesso verso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e poi ce n'è 1. Ecco, allora lasciarci sul telefono.
mondiale di cosa? Ok, ciao. Allora, stavo dicendo, quindi nel conduttore 2 le correnti qui sono tutte entranti, quindi qui avremo entrante fino al 7 e poi c'è il ritorno in cui sono uscenti. A questo punto andiamo a rappresentarci il diagramma di forza magneto-motrice, ve lo ricordate? Per esempio assumiamo come riferimento qui. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a considerare una linea chiusa con un lato fisso in corrispondenza di quella della scissa nulla assunta e un lato variabile e valutare qual è la forza magneto-motrice concatenata con questa linea. Quindi diciamo qui facciamoci questo. Un pochino più preciso di disegno, quindi facciamo questo operazione. Se la linea chiusa la orientiamo coerentemente con il verso qui, qui abbiamo di fatto la forza invece è nulla fin qui, poi cresce, c'è uno z per i concatenato, poi ce n'è un altro qui uguale, c'è un altro qui uguale. C'è un altro qui uguale, dovrebbe essere uguale. Guardate, iniziamo un po' più bassi perché sennò non ci siamo. Da questo punto in poi qui rimane diciamo costante, qui che fa? Comincia a scendere perché concatena una corrente che è opposta a quella fin qui concatenata, quindi scende. Quindi la reazione, la forza magnetomotrice dovuta alla reazione d'armatura ha un andamento a gradinata, se volete, siccome diciamo, il numero di conduttori in genere è abbastanza alto, si può ritenere pressoché triangolare, no? Immaginando di prendere la retta di migliore approssimazione qui in mezzo. Non la traccio per evitare di complicare ulteriormente il disegno. Come si fa a passare dalla forza magnetomotrice, dal diagramma di forza magnetomotrice alla caduta di forza magnetomotrice e quindi al campo d'armatura? Che devo fare? Devo tracciare la retta di compenso. La retta di compenso, aggiungiamo un po' queste linee, cioè la retta in maniera tale che l'area sottesa sia nulla, quindi qui ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi arrivati a 3, qui sarà questa. Okay. Adesso a questo disegno io sovrappongo l'andamento dell'eccitazione
della forza magnetica di eccitazione, del campo di eccitazione. Come sarà il campo di eccitazione? Allora, qui c'è un polo che abbraccia dalla cava 2 alla cava 7, mi trovate? Perché deve stare in corrispondenza di tutte le correnti perverse, e qui c'è un altro polo. Quindi di conseguenza la mia, diciamo, il mio diagramma di induzione ideale avrà un andamento di questo tipo, più o meno. Sarà costante fino alla menzeria e poi si inverte. C'è l'altro polo. Questo è il polo nord e il polo sud. Questo è l'andamento ideale, cioè ho un'inversione istantanea del segno della B e della H e quindi della B in corrispondenza del passaggio da un'espansione polare all'altra. Nella realtà questa transizione, abbiamo già detto, sarà una transizione di questo tipo, no? E quindi, diciamo, però nelle nostre approssimazioni possiamo immaginare che sia abbastanza corretta. Allora, questa quindi è la forza magnetomotrice di eccitazione, la delta F con L. E questa qui, rispetto alla retta di compenso, è la delta F con A, la forza magnetomotrice d'armatura. D'accordo? Adesso, per avere la forza magnetomotrice risultante, devo comporre le due, si devono sommare. Vedete che cosa succede? Guardate, immaginatela rispetto alla retta di compenso. Vado a vederla rispetto a questa retta. Come sono le due distribuzioni spazialmente sfasate? Sono sfasate di 90 gradi. Vedete, io qui ho il massimo quando questo si inverte, quando questo passa per lo zero, che è quello che noi abbiamo ritrovato graficamente in maniera immediata semplicemente guardando la simmetria delle correnti, no? Quindi la distribuzione di forza magnetomotrice d'armatura è sfasata di 90 gradi di quadratura rispetto a quella di eccitazione. E vediamo questo che conseguenze ha. Se adesso vado a fare la composizione, immaginiamo per esempio che questa sia, per un istante l'approssimiamo con un triangolo, per non portarci questa seghettatura. Allora, qui si sottrae, è vero? E quindi qua diminuisce. Ovviamente dipende da quanto è grande questa, qui si sottrae, dopodiché qui è nullo, qui non sottraggo niente, quindi il valore è questo qui, e qui si somma. Da quest'altra parte mi ritrovo qui si somma, quindi mi ritrovo qua sopra. Qui è nullo, scusate, facciamo meglio, qui è nullo, qui negativo. Negativo, quindi diciamo, per, scusate, qua diciamo, da questa parte comincia a scendere e dobbiamo riprenderlo da qua, ecco qua. Allora, questa specie di trapezio, di onda trapezia è la forza magnetomotrice risultante. Quali sono i punti di passaggio? Ovviamente nel punto in cui si annulla la forza magnetomotrice di reazione d'armatura, la delta F risultante, quindi questa è la delta F con E più la delta F con A, è uguale alla delta F con E. Mi trovate? Qui diciamo ho la composizione delle due, quindi parte da un certo valore, dipende ovviamente dai valori iniziali, devo fare la somma algebrica. Arrivati in questo punto si sommano, qui si sottraggono,
qui diciamo c'è soltanto la delta F con E, perché la delta F di armatura è uguale a 0, e da quest'altra parte poi riparto con un valore di delta F con E, perché immaginando che l'andamento sia, ripeto, nella realtà non sarà così, qua sarà, diciamo, raccordato con continuità, però in una una prima schematizzazione va più che bene. Da quest'altra parte c'è una discontinuità, perché la V di eccitazione cambia segno, la delta F di eccitazione cambia segno, quindi di conseguenza qui ho a sottrazione di nuovo, e quindi diciamo di fatto a somma, perché al centro, e poi rimorta qui. Bene, cosa notiamo? Che per effetto di questa posizione in quadratura della forza magnetologica di reazione d'armatura rispetto a quella di eccitazione, io ciò che per un quarto di periodo la forza magnetomotrice di reazione d'armatura mi riduce la forza magnetomotrice risultante, e per un quarto di periodo invece me la incrementa. Non so perché sono in quadratura. Se pure mettete due sinusoidi in quadratura, gli stessi effetti vanno da sommare. Questo che cosa comporta? Allora, io, se non volessi invocare il principio, se vale la linearità, se siamo in linearità, allora voi in questa zona avete una riduzione del flusso risultante, avete una riduzione della B, qui avete un aumento del flusso, riduzione e aumento sono uguali, no? E quindi il flusso continua a essere, cioè l'area sottesa da questa curva, moltiplicato per R, che rappresenta il flusso concatenato con una spira a passo diametrale, di fatto è la stessa dell'area sottesa dal diagramma dell'induzione dell'eccitazione. Vi trovate? No, perché per metà si somma, per metà si sottrae, quindi il flusso risultante non cambia. Allora, nell'ipotesi di linearità, la reazione d'armatura non determina una variazione nel flusso risultante al traferro concatenato che si concatena con l'armatura. D'accordo? Perché per metà si somma e per metà si sottrae, l'effetto si compensa perfettamente. Quindi significa che se sto in linearità, quando scriverò E uguale K omega phi o T uguale K phi per i conati, il phi che compare qui è proprio il flusso di eccitazione. E quindi questo phi io lo posso controllare molto facilmente, banalmente con una resistenza, tanto un circuito a bassa potenza, quello di eccitazione, una resistenza variabile. Posso variare phi semplicemente variando la corrente di eccitazione. Ci siamo? Che succede se non sto in linearità? Cioè, se devo tener conto anche della saturazione della macchina. Questo quando si verifica soprattutto sulle macchine di potenza un po' più grande, in cui io devo sfruttare il ferro, devo far salire un po' il flusso per aumentare la coppia. E allora, per poter ricavare il flusso risultante, io cosa devo fare? Devo sommare le forze magnetomotrici, quello che ho fatto, l'ho fatto correttamente, e poi una volta note le forze magnetomotrici andare poi sulla caratteristica magnetica di macchina, questo lo può fare il progettista, e ricavarmi il flusso. Però c'è un modo molto facile per capire qual è l'effetto. Voi di fatto avete una caratteristica magnetica che è di questo tipo. Allora, qui c'ho la B e qui c'ho la F, l'H. Immaginiamo che questo sia il punto in corrispondenza del campo di eccitazione. D'accordo? Noi cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che di fatto la forza magnetomotrice d'armatura, il campo d'armatura, per metà si somma. Quindi qua ci sarà H con E più H con A. E della stessa quantità, peraltro mezzo un quarto di periodo, si sottrae, quindi qua c'è H con E meno H con A, è vero? E sono uguali, cioè l'incremento è uguale al decremento. Andiamo a vedere i risultati in termini di flusso di B, o ciò che è lo stesso di flusso. Questo è il D corrispondente soltanto all'eccitazione, qui sarà il B con E meno, diciamo, che tiene conto della reazione d'armatura, vabbè, la riduzione di B per effetto della zona in cui la reazione d'armatura si sottrae, e qui c'ho invece l'incremento, quindi qua c'ho il meno delta B e qua c'ho il più delta B.
cosa potete notare? Che sono diversi. Cioè io parto da variazioni uguali di H, ma per effetto della non linearità, se fossi stata di linearità, e questo era H con E, poi ci aggiungeva due valori uguali, quindi H con E più H con A, e H con E meno H con A, di fatto gli incrementi e il decremento di B erano esattamente gli stessi. No, per il teorema di Pareto, quello che volete voi. Per effetto della non linearità, l'incremento di B corrispondente all'incremento di forza magnetomotrice per effetto della reazione di armatura è minore del decremento di B dovuto sempre all'influenza della reazione di armatura. E quindi complessivamente la reazione di armatura che effetto ha? Ha un effetto di riduzione del flusso, ha un effetto smagnetizzante. Mi convince? Devo ripeterlo? Allora, i punti saldi a cui siamo arrivati. Al traferro ho due distribuzioni di forza magnetomotrice, di campo magnetico. Campo magnetico dovuto all'eccitazione, campo magnetico dovuto all'armatura, alle correnti che circolano nell'avvolgimento dell'armatura. Il campo magnetico risultante al traferro sarà la composizione di questi due, e noi l'abbiamo fatto in termini di forza magnetomotrice, ma basta moltiplicare, dividere per delta, vi ricordate? Poi se moltiplico per M0 ottengo l'induzione. E quindi mi accorgo che questi due campi, queste due distribuzioni, sono sfasate di 90 gradi nello spazio. Questo significa che se guardo un quarto di periodo, la forza magnetomotrice di reazione d'armatura per un quarto di periodo si sottrae, ma per un quarto di periodo si va a sommare a quella di eccitazione. E la stessa cosa fa nell'altro, ovviamente, nell'altro, chiaramente qua l'ho sbagliato, passa di qua, no? Ci siete? Deve fare la stessa cosa dell'altro, vabbè, non c'è idea. Poco spazio del disegno ci fa essere perfettamente sicuro. Quindi per un quarto di periodo si sottrae, per un quarto di periodo si somma. Se sono in linearità posso applicare il principio di sovrapposizione degli effetti, quindi dire che l'induzione è la risultante dell'induzione di eccitazione di quella di reazione d'armatura, e l'induzione risultante in termini di flusso, quindi di area sottesa dal diagramma, che è l'induzione moltiplicato per la lunghezza L, questo è il flusso concatenato con una spira a passo diametrale, sarà esattamente lo stesso con o senza reazione d'armatura, perché se non c'è la reazione d'armatura l'area è quella sottesa dal diagramma dell'induzione di eccitazione. Se c'è la reazione d'armatura l'area, il diagramma diventa questo, ma l'area è sempre la stessa, perché quello che ho sottratto è uguale a quello che ho sommato, ok? Quindi in linearità, e questo ragionamento ce lo conferma, vedete? Perché io, come al solito, cosa dovrei fare? Dovrei comporre i campi e ricavare la B. Se sto in linearità, compongo i campi e ricavo la B, è la stessa cosa che comporre direttamente la B, non ha influenza. I due incrementi, l'incremento e il decremento di B dovuto all'incremento e decremento di H sono esattamente gli stessi. Se la macchina invece è in saturazione, allora resta il fatto che l'incremento di campo è uguale al decremento, ma quando vado a valutare l'induzione per effetto della non linearità mi ritrovo che all'incremento di campo corrisponde un incremento di induzione che è minore del decremento di induzione corrispondente al decremento di campo, scusate il bisticcio di parole, e quindi la reazione d'armatura ha un effetto smagnetizzante. Questo significa che il flusso a phi che sta qui non è più il flusso di eccitazione, perché quello è il flusso risultante al traferro. Poi il flusso risultante al traferro, se la macchina è in linearità, coincide col flusso di eccitazione, anche se presenta la reazione d'armatura. Se la macchina non è in linearità, quello è il flusso di eccitazione. Non è più il flusso di eccitazione, ma è il flusso risultante al traferro. E come faccio? Un po' perdo le caratteristiche di controllabilità, ma poi è imprevedibile, perché ovviamente si riduce il flusso, quindi si riduce la coppia. Devo cercare in qualche modo di compensare la reazione d'armatura. Allora, come si può fare? La soluzione è abbastanza semplice, basta creare un campo uguale opposto a quello creato dalla volgimento dell'armatura. Lo vedete il campo? Adesso lo riuscite a seguire, no? Qui abbiamo fatto sia nello spazio con il diagramma,
sia qui, diciamo, visivamente, diciamo, sulla sezione assiale. Che cosa faccio? Io dispongo sulla macchina un altro avvolgimento che si chiama avvolgimento compensatore. Praticamente nelle scarpe polari vado a forare, e ci faccio passare nelle scale, in questi conduttori, andate ritorno, andate ritorno, andate ritorno, ci faccio passare la corrente d'armatura. Quindi questo qua è avvolgimento compensatore. Ci faccio passare la corrente d'armatura, quindi lo metto in serie con l'avvolgimento d'armatura, e chiaramente come lo avvolgerò? Qua la corrente come deve essere in questi conduttori? Entrante o uscente? Forza, vediamo se avete capito. Potete sbagliare, non fate niente. Io devo creare un campo uguale opposto a questo, no? Guardate la, il campo creato dall'armatura. Per creare, quindi qua come deve essere? E deve essere uscente, no? Se io faccio così e così, il campo del, dell'avvolgimento compensatore H con C sarà diretto così, e quindi se lo dimensiono opportunamente posso fare in modo da eliminare l'effetto della reazione d'armatura. Quindi in queste espressioni E uguale K omega phi, T uguale K phi per igual A, il flusso phi coincide col flusso di incitazione in due casi: nel caso in cui la macchina è in linearità, lavori in linearità, o nel caso in cui la macchina, me ne posso fregare se è in linearità o meno, è munita di avvolgimento di compensazione. D'accordo? Naturalmente l'avvolgimento di compensazione complica la realizzazione della macchina, per cui lo si usa in macchine da una certa potenza in su, cioè dai 10 kW in su, anche più in alto. Considerate che queste macchine arrivano tranquillamente, sono limitate in potenza, la macchina sincrona da un punto di vista concettuale ma anche strutturale non ha grossi limiti di potenza, si può arrivare anche ai megawatt. Qui diciamo si arriva intorno al mezzo megawatt come potenza limite, dipende un po' dalla massima velocità di rotazione, dalla massima corrente, ma vedremo perché tra un istante, per il problema della commutazione. Quindi le macchine di una certa potenza, di un certo pregio, sono sempre munite dell'avvolgimento di compensazione, che è un avvolgimento percorso dalla corrente d'armatura, quindi in serie con l'avvolgimento d'armatura, è disposto in maniera tale da creare una distribuzione di campo uguale e opposta a quella creata dalla corrente di armatura che circola nell'avvolgimento di armatura. Prego. Che ieri il campo di armatura era verso il basso, non so se è la stessa cosa. Sì, l'abbiamo sbagliato. La regola della destra ce la siamo dimenticati. Con questa configurazione delle correnti il campo, però comunque la distribuzione corrente l'abbiamo fatta bene, eh? Il campo d'armatura è diretto così, no? Perché lo devi vedere in senso antiorario, quindi questo è il campo d'armatura, e il campo di reazione è diretto così, il campo di compensazione sarà diretto così. Sull'avvolgimento di compensazione c'è un'altra domanda, perché questo lo devo cancellare, che ci sarebbero altri disegni. Bene, detto questo, in realtà nella macchina a corrente continua è possibile che sia presente anche un altro, altri avvolgimenti, perché possiamo avere il problema della commutazione. Vediamo in cosa consiste. Allora, se questa è la macchina, è sostanzialmente qui, qua ne abbiamo rappresentati quattro per lato di conduttori, ma sostanzialmente questo. Immaginiamo che la macchina si stia spostando in questa direzione. Ok?
Allora, parto da una certa configurazione a distanza t con 0, ed è questa. La configurazione successiva cosa vedrà? La vogliamo far rappresentare? La dobbiamo per forza rappresentare, se no non riusciamo a fare. Allora, 1, 2, mettiamoci un troppo alto. Allora, l'avvolgimento è 1, 6, grazie a te, 1, 6, da 6 a 3. Ragazzi, non imparate così a fare gli avvolgimenti, da 3 a 8. Da 11 vado in 4. Nella realtà cosa succede? Nella realtà le spazzole stanno ferme, stanno nello spazio fisso e tutto questo si muove, ok? È la stessa cosa che spostare le spazzole, cioè dopo un certo, se questa è la configurazione all'istante t uguale a t0, dopo un certo tempo io mi ritroverò che questa spazzola sarà a contatto con la lamella L3 e questa spazzola sarà a contatto con la lamella L6. Mi trovate? Quindi posso, diciamo, ridisegnare il tutto per rappresentare questa situazione dinamica, L2, L3, L4, L5, L6, qua c'è un pezzo di L6, quindi mi ritrovo con la spazzola qui e la spazzola qui spostata su L6. C'è un pezzettino anche da qua, eh? Allora, insomma. Questo all'istante t uguale t con 0 t
più T grande C, che è il tempo necessario per passare dal contatto L2 spazzola al contatto L3 spazzola. Questo tempo si chiama tempo di commutazione, tra un istante capiremo perché, proprio tra un istante. Andiamo a rifare la configurazione delle correnti. Quando vado a rifare la configurazione delle correnti, qui mi ritrovo che la corrente qui è in salita, poi c'è la connessione, da dove vado in luce, qua esce, perché qui c'è la connessione, quindi scende. Dopodiché poi l'altra via sale, scende, sale, scende, sale, a 11 scende, esce. Allora, guardiamo cosa è successo. Confrontiamo le due situazioni. Nel conduttore 1 tutto come prima. Nel conduttore 2 questo deve cambiare la sua parte. Quindi nel conduttore 4, 5, 6, 7 e 8 non cambia niente. Nel conduttore 9, guardate, il verso di circolazione, di percorrenza della corrente è cambiato. Ed è cambiato anche nel conduttore 1, 2. Nel conduttore 2. Così come il verso di circolazione della corrente è cambiato nel conduttore 3, ok. E nel conduttore dovrebbe essere 8. Vi trovate? Cosa è successo? È successo che questi conduttori sono passati, cioè un conduttore è migrato sotto la scarpa polare, un altro conduttore è migrato dalla scarpa polare all'altra, e quindi di conseguenza ci ritroviamo con un'inversione della corrente. Questa è la funzione del connettore. Vi trovate? Questo fenomeno prende il nome di commutazione. Allora, questa è la configurazione iniziale e questa è la configurazione finale. Durante cosa succede? Durante succederà che la spazzola si troverà a cavallo della lamella, tra la lamella 2 e la lamella 3. Guarda, quindi qua c'è questa situazione L2 L3, mentre l'altra spazzola si
si trova a cavallo tra la lamella L5 e la lamella L6. Cominciamo dalla lamella L2 e L3. L2 e L3, di fatto, mi ritrovo con questa spira. Guardate, guardate questo percorso, guardiamolo qui e poi dopo lo disegniamo. Quando sto tra L2 e L3, allora guardate questo percorso qua. Cioè la spira, la matassa 3-8, vedete, è cortocircuitata dalla spazzola. Se adesso vado a fare il numero così, faccio così, faccio 3, faccio. Questa è la situazione. Lo trovate? Con una configurazione iniziale in cui la corrente tra 3 e 8 in 3 sale e in 8 scende, questa è la configurazione. E alla fine mi ritrovo, quindi parto da questa configurazione, mi ritrovo invece con una configurazione esattamente invertita. Quindi parto con una configurazione in cui che è questa, nel conduttore 3 sta andando la corrente in questa verso e nel conduttore 8 sta andando in questa verso. Arriva una configurazione in cui si sono invertite le correnti in questa spira. Durante la spira, vedete, è cortocircuitata perché qui è un contatto, qui diciamo, questo è un conduttore, quindi viene cortocircuitata, nonostante ci sia il setto isolante fra le due lamelle del collettore. Il fatto che la spazzola sia a contatto con entrambe le lamelle, di fatto cortocircuita quella spira. Questa spira in cui si realizza la commutazione della corrente prende il nome di spira o matassa in commutazione. D'accordo? Chiaramente ce n'è un'altra di matassa in commutazione, perché così come la quella ce ne sta anche un'altra, ed è quella per effetto del contatto tra L5 e L6. Quando diciamo ho la situazione, ce la vogliamo andare a rappresentare, L5 e L6, quando la spazzola è messa così, L5 e L6 ci avete collegato la 9 e la 2. Dovremmo avere una situazione di questo tipo. Vediamo se ci troviamo. Questa è la 9. Questa è la 2. Nella 9 inizialmente la corrente va in questa direzione e nella 2 sale. Quando ho finito la commutazione mi ritrovo nella 2 la corrente che sale, che ha invertito il suo segno, e nella 9 che ha invertito il suo segno. Durante la spira, anche questa spira è in commutazione. Quindi diciamo, parto da una configurazione della corrente, quindi la corrente in ogni spira in commutazione parte da più di con A, assumiamo positivo il verso della corrente nella configurazione all'istante t con 0, quindi all'istante t con 0 va più di con A, all'istante t con 0 più t con C, la corrente varrà meno I con A, e quindi ho un delta I con A uguale a meno 2 I con A o più 2 I con A a seconda del verso positivo che abbiamo assunto. Questo che cosa comporta? Comporta evidentemente, perché diciamo l'induttanza di questa spira non è nulla, comporta una forza elettromagnetica indotta nella spira di commutazione che tende a opporsi a che cosa? Alla causa che l'ha generata. Qual è la causa che l'ha generata? La commutazione, tende a opporsi alla commutazione, cercherà di evitare la commutazione, per cui banalmente che cosa accade? Che quando passo da questa configurazione all'altra, poi è come se stesse aprendo un circuito. Quando abbandono la lamella L2 è come se stessi portando a zero una corrente, apro un circuito. Che cosa accade quando aprite un circuito? La forza elettromotrice indotta che nasce può essere data da vincere l'energia dielettrica dell'aria, no? E quindi avete la scintilla, l'arco. Quindi qua potete avere uno scintillamento al collettore, che di fatto vi consuma prematuramente le spazzole, addirittura vi può consumare, si mettono le spazzole perché le spazzole costano pochi centesimi di euro, pochi decimi di euro. Mentre invece il collettore, vedete che, insomma, che opera anche diciamo, dal punto di vista meccanico,
per cui si preferisce consumare spazio. Avere uno scintillio che consuma il collettore significa che poi lo devo rettificare, dopo un po' la devo buttare in macchina. Quindi bisogna fare in modo che la commutazione, come su lì, sia oscura, cioè avvenga senza scintillio. Ma c'è anche un altro motivo. Diciamo che la situazione ideale, voi avete in ogni matassa di commutazione la corrente è I e I, diciamo, la corrente di commutazione parte da I con A, arriva a meno I con A, quindi la corrente era I con A, all'istante T con 0 inizia la mia commutazione, che finisce all'istante T con 0 più T con C. Bene, molti progettisti cercano di avere un andamento lineare della corrente all'interno della, cioè il profilo ideale di commutazione è quello lineare. Perché quello lineare? Perché è quello che, perché c'è un altro problema oltre allo scintillio, c'è un problema di densità di corrente nello spazio spazzola lamella. Pensateci un attimo, man mano che questa si sposta, quindi siamo in questa configurazione, è evidente che la sezione di passaggio della corrente alla lamella L2 diminuisce, aumenta la sezione di passaggio della corrente alla lamella L3. La condizione ottimale è che la densità di corrente, quindi gli ampere per millimetro quadro che interessano queste zone, rimangano costanti, in maniera tale da non avere riscaldamenti localizzati, che di nuovo portano a dei consumi localizzati, a delle usure non controllate. Bene, si può in maniera molto semplice dimostrare che questa, nell'ipotesi che la dimensione della spazzola coincida con la lamella, è vero rigorosamente questo, che tutto questo lo si ottiene nel momento in cui ho un andamento lineare della corrente nella sfida di commutazione. Nella realtà, per effetto della forza elettromotrice indotta nella sfida in commutazione, l'andamento non è lineare, ma sarà un andamento di questo tipo. Proprio perché si oppone, la corrente con ritardo si porta dal valore I con A a meno I con A, quindi con una dinamica più lenta di quella lineare inizialmente, poi alla fine per forza io stacco, cioè avviene meccanicamente il passaggio da una lamella all'altra, quindi questa è la zona, vedete il dei su dt assume grossi valori proprio in corrispondenza del punto di distacco, quando sto abbandonando la lamella L2 e passo alla lamella L3 nel caso che abbiamo considerato, quindi la probabilità che ci sia un scintillio è ancora più grande. E allora come si fa per cercare di avere una commutazione ideale? Perché così come l'abbiamo configurata la macchina non ci sarebbe molto da fare. Bene, che cosa si fa? Devo cercare di indurre, di fare nella spina di commutazione, di indurre una forza elettromotrice uguale opposta a quella indotta per effetto della commutazione. Quindi devo in qualche modo far concatenare a questa spira un flusso che determini una forza elettromotrice che compensi la forza elettromotrice di commutazione. Questo come si fa? Si fa aggiungendo nella macchina i poli, i cosiddetti poli di commutazione. Cioè sostanzialmente la macchina, adesso è completa, la macchina è ancora una struttura un po' più comune. Abbiamo detto che ha l'avvolgimento d'armatura, mettiamo qua le crocette e poi c'è l'infiso, ed è diretto così il campo, qui è diretto il campo, qua abbiamo il campo di eccitazione, qua abbiamo il campo di armatura, qua abbiamo detto che abbiamo l'avvolgimento di compensazione che deve dare un campo uguale opposto, dopodiché poi nei vari interpolari qui si mettono dei piccoli poli, quindi la macchina è fatta così, cancello il campo di accelerazione, il campo di accelerazione, che corrente si fa
circolare in questi poli ausiliari. Voi che corrente ci fareste circolare? La forza elettronica da compensare è sostanzialmente l'L di conciso dt. La corrente di commutazione, la corrente della spina di commutazione, che chiaramente non è più uguale con acqua, perché sta cambiando, cambia nel tempo, nel passaggio da una configurazione all'altra. Però diciamo è parente ai con A, quindi nei poli ausiliari si fa circolare la corrente I con A, la corrente della natura. Quindi anche i poli ausiliari, così come i poli di compensazione, vengono messi in serie all'avvolgimento di armatura. E vengono dimensionati in maniera tale da, qua poi il progettista che deve essere in grado di farlo, da indurre nella spina di commutazione una forza elettromotrice uguale o opposta a quella che si indurrebbe per effetto della commutazione stessa. Ecco perché fa una compensazione della forza magnetomotrice di commutazione. Normalmente questi poli si fanno molto piccoli con un traferro abbastanza grande, in maniera tale da poter ritenere praticamente lineare il legame tra il flusso che la spina di commutazione concatena per effetto della presenza di questi poli ausiliari e la corrente d'armatura. Quindi sono poli piccoli, caratterizzati da un traferro abbastanza grande proprio per avere un legame lineare. Quindi per ottimizzare la commutazione ed evitare che ci sia scintillio o sovrariscaldamento dovuto a una distribuzione della densità di corrente anomala con dei picchi in corrispondenza alla superficie di contatto tra spazio e lamella, la macchina viene dotata di questi poli ausiliari che sono percorsi dalla corrente di armatura. Vi avevo detto che queste macchine arrivano fino intorno al mezzo megawatt, 600 kW, qualcosa di più. In realtà c'è una formula semiempirica che però insomma che dice qual è la massima potenza. La limitazione è data proprio dalla commutazione. La commutazione vi dà una limitazione sulla corrente massima, perché ovviamente la potenza è data dal prodotto T per omega, prodotto della coppia della velocità, quindi è uguale a K phi per I con A per omega. E quindi, una volta che ho segnato la struttura magnetica, quindi il flusso di eccitazione, la potenza la posso far crescere o facendo crescere la velocità, che naturalmente dipende dall'applicazione, facendo crescere la corrente. Però far crescere la velocità e far crescere la corrente rendono sempre più gravosa la commutazione. Pensateci un attimo. Se cresce la velocità, il tempo di commutazione che fa? Diminuisce. E quindi il densu di T aumenta e quindi diventa sempre più difficile compensare la forza magnetica di la forza elettronica indotta nella spina di commutazione. Analogamente, quindi diciamo, questa curva diventa sempre più pendente, quindi il densu di T è sempre maggiore. Analogamente, se aumenta troppo la corrente, aumenta il delta I che devo realizzare durante la commutazione, fissata la velocità, e quindi ancora una volta la commutazione diventa più onerosa. Quindi c'è un limite al di sopra del quale non si riesce ad andare, perché la commutazione sarebbe veramente problematica. Potrebbe essere uno scintillante, può avere quel fenomeno che si chiama flash al collettore, che a un certo punto, se la velocità è molto alta, l'arco interessa tutto il collettore e di fatto va a cortocircuitare tutte le lamelle, facendo perdere poi potenza alla macchina, perché è come se non ci fosse più la polcia mezzo della linea, non ci fosse più corrente. Quindi diciamo che queste macchine arrivano fino a 500-600 kW, diciamo mezzo megawatt. Per esempio, nella locomozione ferroviaria, prima di dirvi questo, cioè la commutazione, ci sono dubbi? È chiaro? Il fenomeno. Abbiamo fatto insieme di segni che alla grande su un computer sarebbero stati perfetti, però se vi guardate soltanto, secondo me non li capite, si dice non li fa, ecco, con tutti gli errori che si fanno in diretta,
credo che sia molto molto più comprensibile. Quindi in una macchina a corrente continua abbiamo presenti tre avvolgimenti, anzi quattro avvolgimenti: l'avvolgimento di eccitazione, l'avvolgimento dell'armatura, l'avvolgimento di compensazione e l'avvolgimento dei poli ausiliari. E ogni avvolgimento ha una funzione ben precisa. I due avvolgimenti, l'eccitazione e quello di armatura, hanno il compito di creare due campi che interagiscono con la parete. Anche in questo caso ho due campi al traferro, quello di statura e quello di rotura, quello di eccitazione e quello d'armatura, in questo caso che abbiamo chiamato, che sono sincroni perché stanno fermi. E vi ho anche detto ieri che il fatto che il campo d'armatura stia fermo, ieri abbiamo fatto vedere la spina, che se non ci fosse il collettore in realtà il campo d'armatura girerebbe insieme con la spina, il fatto che il campo d'armatura stia fermo sempre nella stessa posizione è dovuto proprio alla presenza del collettore. È il collettore che rende possibile questo, cioè che rende possibile il fatto che la distribuzione delle correnti sotto ogni scarpa polare sia sempre la stessa. Poi abbiamo altri due avvolgimenti percorsi dalla corrente d'armatura, possono almeno essere presenti, sono presenti sempre sulle macchine da una certa potenza in su, di un certo pregio, che sono l'avvolgimento di compensazione, che serve per rendere ininfluente la reazione d'armatura, per compensare la reazione d'armatura, che ha un effetto smagnetizzante, soprattutto per valori alti delle correnti, che per valori alti delle correnti il circuito magnetico di macchina va in saturazione, quindi in saturazione la reazione d'armatura abbiamo dimostrato che ha un effetto smagnetizzante, e l'avvolgimento dei poli ausiliari, anch'esso percorso dalla corrente d'armatura, che ha il compito di rendere meno onerosa la commutazione, inducendo nella spina di commutazione una forza elettromotrice indotta che è uguale opposta a quella dovuta alla commutazione della corrente della spina a punto di commutazione. Oh, vi dicevo, questi motori hanno trovato una larghissima applicazione in alcune applicazioni industriali in cui era necessario il controllo. Poi giovedì facciamo già anche della regolazione, ma anche per esempio quindi c'erano esigenze di controllo particolarmente spinte, ma anche già in termini di potenza, quindi non soltanto applicazioni di bassa potenza industriale, per esempio applicazioni ferroviarie. Voi oggi prendete il treno, vabbè, sulla tratta Cassino Roma e Cassino Napoli c'è ancora la vecchia linea, che però c'è ancora, sulla via Forte. Voi sapete, l'Italia è stata elettrificata in continua, cioè voi sul treno avete due sistemi di elettrificazione, la linea e il motore che sta a bordo, ok? Il motore di trazione. La linea può essere in AC o in DC, il motore può essere in AC o in DC. Significa che la linea può essere in alternato e in continua, il motore può essere in alternato e in continua, nel senso che posso usare un motore asincrono o un sincrono, se sono in alternato, oppure un motore in corrente continua. D'accordo? Oggi con l'elettronica è possibile fare tutto, non è detto che con la linea C, chiaramente la linea C, il motore in AC viene abbastanza semplice, linea in DC, il motore in DC pure è facile, diciamo, cancellarlo. Con l'elettronica si possono creare anche queste situazioni in croce, cioè posso avere una linea in DC e un azionamento in AC, perché converto la DC in AC attraverso l'elettronica di potenza, convertito da stare di potenza, oppure viceversa con AC una linea, diciamo un motore in DC. Quando però è nata l'elettrificazione, in realtà diciamo non tutti erano concordi nel dire si elettrifica in AC, si elettrifica in DC, per cui l'Italia scelse di elettrificare il DC a 3000 volt, 3 kV. Cioè la linea ferroviaria, quella tradizionale, se la trovate da Cassino Roma, perché c'è ancora su Napoli Roma via Foglia, ma quella c'è in tutta Italia, qua sta un'altra velocità che è una linea a parte, era elettrificata in 3000 volt in DC. In realtà c'era stato un tentativo di elettrificazione alla fine degli anni dell'Ottocento in Piemonte, in alternata con trifase, ma in alternata trifase significa mettere due fili, insomma, era una cosa scomodissima. Comunque la C è sempre monofase. E i motori, si utilizzavano motori in C,
diciamo, i treni, le motrici erano equipaggiate con questi motori corrente continua. Chiaramente il numero di motori, ogni motore aveva una potenza di 500, se non ricordo male, 532 512 kW, perché a quell'epoca le ferrovie italiane si progettavano anini e anche i motori. Poi a un certo punto esternalizzarono la progettazione dei motori e la diedero sostanzialmente all'Ansaldo, che era uno stabilimento di Napoli che fabbricava motori per trazione. Poi adesso è saltato, tutto passato in mano ai giapponesi, cioè i Hitachi, che però conservano lo stabilimento a Napoli. Napoli non fanno più motori, credo, li fanno a, vicino a Firenze. A Napoli continuano a fare i convertitori, ma insomma la situazione adesso è cambiata. Quindi motori, linee NDC, motori NDC. In realtà poi se andate a vedere gli altri paesi d'Europa, non ci sono due paesi che hanno lo stesso sistema, non c'erano due paesi che avevano lo stesso sistema di elettrificazione, confinanti. Cioè voi per ritrovare, avevamo la Francia, aveva scelto 25 kW, in AC 50 Hz, la Svizzera 15 kW, non ricordo male, AC a 16 2/3, la Germania pure era come la Svizzera. Per trovare un'altra volta la corrente continua a 3000 volt dovevamo andare in Belgio, 3000 volt in AC. Ovviamente chi doveva elettrificare, se parlavate con gli estimatori della DC, cioè entrambi erano in grado, gli estimatori della DC, gli estimatori della C, della linea in alternato, in continuo, erano in grado di decantarvi i pregi della scelta, no? Cioè, quindi riuscivano a dimostrare che era economicamente più conveniente. Vi faccio notare, vedete che in alternata si alza molto la tensione, quindi se si alza la tensione si alzano anche i tralicci, ci costano di più, pensate diciamo, da ingegneri. Perché si alza la tensione? Si alza la tensione perché io comunque devo cercare di abbassare il più possibile la corrente di linea per ridurre le perdite. Quindi se diciamo sono in alternato oltre alla resistenza c'è anche l'impedenza, diciamo l'induttanza di linea, quindi l'impedenza è maggiore di quella che ho in continua e quindi per contenere la corrente devo alzare la tensione. Tant'è che vedete che diciamo a, 20, diciamo a 50 Hz 25 kV l'elettrificazione francese, invece in Svizzera è 15 kW ed è un terzo di 50 Hz quella frequenza strana che trovate lì. Quindi abbasso la tensione perché me lo posso permettere, perché ho abbassato anche la frequenza, abbassando la frequenza abbassano le reattanze. Poi a un certo punto la linea è stata lasciata a 3000 volt e i motori con l'elettronica sono stati piazzati a bordo i motori alternati, i motori asincroni, che era a una potenza maggiore. Oggi la linea in alta velocità è una linea che è a 25 kW 50 Hz. 25 kW 50 Hz con motori asincroni a bordo. Bene, il locomotore di punta di quest'epoca d'oro, che è l'equivalente del nostro Frecciarossa di adesso, era il Settembello, percorreva l'Italia, Milano a Napoli, che era un treno che aveva, quant'è la potenza di un treno, lo sapete? Questo treno era un treno passeggeri a gran comfort, era circa 12 MW. Oggi diciamo, i treni Frecciarossa, quindi alta velocità, sono già 12 MW ed era equipaggiato questo treno con scusate, questo era 6 MW, era equipaggiato con 12 motori DC da 500, circa 500 kW cada uno, ok. Oggi invece la potenza è più alta, è circa 12 MW. Stavo dicendo, la scelta a seconda, diciamo, chiaramente un po' era dettata dall'industria nazionale, no? Se io avevo un'industria nazionale brava nel fare elettrificazione e motorizzazione in corrente continua, quando andavo all'estero, che poi l'industria, una volta che aveva saturato il mercato interno, cercava di proporre a
andava in Congo per esempio, non c'era la linea elettrificata, dice tu Congo vuoi elettrificare, fallo in continua perché è sicuramente quella migliore. Poi arrivava il francese, no, a 25 kV e 50 Hz, arrivava lo svizzero, se aveva un'azienda da difendere, diceva, decantava le cose. In realtà però c'era un altro motivo per il quale questi sistemi erano diversi, un motivo molto banale, un motivo bellico, per evitare di essere invasi con un treno, banalmente di portare le truppe con un treno dall'Italia al Belgio o diciamo dall'Italia alla Francia o viceversa, perché il modo più comodo di portare le truppe invece di farle avanzare per fango nella neve. Pensate che per questo stesso motivo, per esempio, lo scartamento della distanza tra i binari russo e spagnolo è diverso da quello che è in Europa. Pensate come cosa saremmo noi oggi, come sarebbe la nostra storia, se lo scartamento in Russia fosse stato lo stesso. Probabilmente i tedeschi sarebbero arrivati in Russia, si sono fermati e ci sono arrivati a piedi, avrebbero caricato i camion, i carri armati e le truppe sul treno e sarebbero di fatto arrivati a Russia. Qui diciamo c'era anche un motivo bellico. A un certo punto poi il motivo bellico è venuto meno, quindi sono inventate queste locomotive polimotori e policorrenti, queste locomotive che avevano dei sistemi di alimentazione diversi, quindi invece di cambiare locomotiva quando arrivavate al confine da uno stato all'altro, di fatto c'era una manovra sui contattori che cambiava il tipo di motorizzazione e di conversione a bordo per poter rendere la motorizzazione compatibile con la alimentazione. Vabbè, ma qua si apre un mondo e uno scenario enorme. Vabbè, io direi che oggi ci fermiamo qui, anche perché c'ho ragazzi che stanno aspettando. Ci sono domande? Ah, questo è venuto un disegno non male, questo è proprio il lamierino di un, voi immaginate un lamierino fatto in questo modo, sovrapponete l'uno sull'altro e ottenete proprio la struttura dello statore di una macchina a corrente. Allora, domande?